Domandato, ma io avrò delle cose da dire. In effetti ho delle cose da dire, ne avrei moltissime. Ovviamente non vi ruberò più di un quarto d'ora, per cui state tranquilli. Però alcune cose importanti che ho pensato di dover condividere con voi, mi sento di doverle tirar fuori e sono andato un po' anche a pescare, diciamo, dei punti che possono avere una valenza che va al di là di quella che è la, esperienza della lista per Pioltello, che pure è un'esperienza che ormai dura da molto tempo, o della compagine di centrosinistra in cui operiamo e con cui stiamo amministrando, secondo me, bene Pioltello dal 96. Per arrivare a un paio di questioni che credo che riguardino tutti, quindi sia di maggioranza che di opposizione, su cui mi permetto di offrire un po' questa riflessione che ho fatto in questi giorni a chi appunto ha la pazienza di ascoltarmi. La prima riflessione che io vi pongo e che mi sono posto, ed è perché si fa politica. Cioè, uno arriva dopo all'età di 64 anni e dice: ma insomma, io ho messo un pezzo della mia vita, le sere, gli impegni, i batticuore, perché poi i mal di pancia, a servizio di che cosa e perché? Ne valsa la pena, ne vale la pena, vale la pena continuare. Qual è il motivo per cui tutti noi, io credo, ce la dobbiamo porre questa domanda, no? Mettiamo un pezzo di noi stessi, a volte è molto consistente, a servizio della politica. E sicuramente per ognuno di noi le risposte non sono uguali, ma c'è probabilmente un fondamento comune. E io credo che a questo confondamento comune ogni tanto valga la pena di rifarsi per dare un senso a quello che facciamo oggi e a quello che vorremmo fare domani. Perché se, per dire, nel mio caso specifico, sicuramente ci sono degli elementi che caratterizzano fortemente la lista per Pioltello, Unità Popolare prima, che è la radice, il 68, i movimenti di ribellione degli anni 70 che hanno profondamente caratterizzato la mia attività politica, come tutti quelli che mi conoscono, l'ambientalismo, no? La nascita dell'ambientalismo a Pioltello, lo scontro che è durato 20 anni con il polo chimico, insomma, tutte queste cose ci sono probabilmente delle cose che caratterizzano più noi che povero Di Fonso, si è fatto male, che altri. Però se andiamo a guardare più a fondo c'è sicuramente qualcosa che va oltre questa specificità, e io sono andato a vedere nella mia adolescenza e ho ritrovato delle letture, alcune delle quali sono rimaste profondamente impresse, che danno un significato a quello che poi è venuto e che magari non sono solo mie, e che mi piaceva stasera così esternare, no? Perché risalgono proprio al periodo delle medie, quando uno nella scuola e con gli amici comincia a formarsi un'idea del mondo, e ognuno di noi si incontra con dei libri e ognuno di noi in qualcuno di questi libri trova quello che magari nessun altro trova, pochi altri trovano, perché poi dipende da come risuonano dentro di noi, e quindi c'è un... Però ci sono anche alcuni valori universali, e curiosamente uno dei libri che più mi ha colpito e poi mi ha spinto è stato un libro di Hemingway, Per chi suona la campana, che è un bel libro, ma e non tanto per il contenuto e l'epoca storica a cui si riferisce, ma per l'incipit del libro, che poi è anche il titolo, no? Per chi suona la campana, perché Hemingway, nello scrivere quel libro lì, gli dà un titolo prendendolo da una poesia di John Donne che dice: quando senti suonare la campana, si intende la campana morto. Stasera stavamo parlando anche dei cimiteri, quindi siamo in tema, però è vera questa riflessione. Quando senti suonare la campana, non devi chiedere per chi suona la campana, perché la campana suona anche per te. E quella frase, che all'inizio a un adolescente era sembrata un po' astrusa, poi invece mi sono reso conto di quanto fosse profonda e di quanto poi, leggendo il libro e poi vivendo anche una serie di esperienze, desse un significato a tante cose che noi facciamo nella vita. Perché se noi partiamo da questo tipo di riflessione, ci rendiamo conto che la nostra vita non finisce sull'uscio di casa, non finisce sulla nostra cerchia familiare, ma finisce per doversi confrontare con tutto il mondo esterno. E arrivare poi alla conclusione che i problemi degli altri sono anche i nostri problemi, e che quindi è necessario, come diceva Don Milani, un altro nostro maestro, diciamo, che i problemi, far politica e risolvere assieme i problemi. A questo punto è chiaro che da un convincimento di questo genere il nesso tra la politica e il senso della vita di ognuno di noi, del perché si vive, diventa un significato molto, molto stretto. E secondo me è da questo legame tra la profondità del sentire di ognuno di noi e
e l'impegno politico, che nasce la forza che ci dà poi di fare un sacco di sacrifici, perché la politica è spesso sacrificare molto, e questo sacrificio ha un senso in senso nobile se ha una radice profonda, un valore di riferimento. E questa riflessione, secondo me, la ritengo estremamente importante oggi per due motivi. Uno, perché dobbiamo cercare di trasmetterla a chi viene dopo di noi, no? Che la politica non è semplicemente un'attività utilitaristica, ma è una delle forme più nobili di volontariato. E l'altra riflessione deve essere la base della risposta che io credo tutti i politici onesti devono dare in questo momento a questa situazione di infangamento dell'attività politica che viene da più parti, no? Perché si parla di casta, si parla di politici disonesti, si parla di politici che pensano solo ai propri privilegi. Purtroppo questo tipo di critica hanno dei fondamenti. Ci sono una serie di episodi che non sono solo di questi ultimi tempi, risalgono a Giolitti, Einaudi, cioè sono sempre stati, ma che oggi sono diventati estremamente più evidenti per vari motivi, perché le informazioni girano di più, ma anche perché siamo in una fase in cui dobbiamo chiedere sacrifici alla gente, e quindi diventa sempre più intollerabile che qualcuno bari. Ora, quello che a me fa arrabbiare, e credo faccia arrabbiare anche voi, è che dietro questa diffamazione della politica, no? Chi ci va di mezzo sono tutti quelli, che secondo me sono la maggioranza, che la fanno onestamente, che poi si trovano a essere esposti, no? Con la propria credibilità personale, di fronte a una critica che viene dal basso, che si chiama antipolitica, ma che in realtà è assolutamente immeritata, perché io non credo che bisogna fare di ogni erba un fascio, perché all'interno di ogni schieramento bisogna trovare le cose giuste e le cose sbagliate, e va difeso chi fa politica onestamente, a prescindere dallo schieramento. Però questo tipo di risposta ci può essere solo se, secondo me, verrà da tutti, cioè ognuno nella sua propria casa, nel suo proprio piccolo, deve impegnarsi a fare pulizia, non una tanto, ma tutti i giorni, perché i problemi della politica, c'è l'iceberg della corruzione, ovviamente se uno prende i soldi del partito per farsi la villa o si fa regalare una casa a sua insaputa perché così intanto favorisce qualcuno, è evidente che sono cose che non vanno bene, ma dietro c'è tutta una logica, che è la logica della clientela, la logica dell'occupare a oltranza certe posizioni di potere, la logica della spartizione, e che dietro questa logica spesso non c'è tanto l'interesse collettivo, quanto l'interesse di difendere determinate posizioni personali o determinate posizioni di potere. Ecco, questo problema ce l'abbiamo tutti. Cioè, io non voglio qui dire chi è più, non voglio far polemiche su queste cose, anche se voglio dire, potremmo, altri sono gli ambiti. In questo momento qui io credo che tutti abbiamo il dovere di guardare in casa nostra perché certi comportamenti scorretti vengano stigmatizzati, vengano respinti, vengano messi all'angolo, perché si impari a utilizzare delle metodiche di lavoro che si devono fondare su quelli che sono i due principi che a parole condividiamo tutti, poi si fa fatica a metterli in pratica, che sono la trasparenza e la partecipazione, perché la disonestà e la scorrettezza, secondo me, non reggono se la casa comune è trasparente, tutti possono vedere e rendersi conto di quello che succede, e se la gente invece di stare in casa a vedere la televisione o diventare semplicemente così spettatori della politica partecipano, no? Se ci sono questi due elementi, al di là poi del, io credo che il discorso dell'antipolitica cade, no? Perché anche l'antipolitica che viene fatta adesso, cioè questo discorso, finché è spettacolo non regge. Cioè, per cambiare questa situazione bisogna proprio dare forza alla voglia di partecipazione dei cittadini e dare un impegno di trasparenza. E io credo che su queste due cose qualcosa abbiamo fatto a Pioltello, io credo. E però bisognerà cercare di continuare e fare di più, ma soprattutto fare in modo che poi tutto quello che sta sopra di noi, noi siamo una lista civica, ma partecipiamo per esempio al centro-sinistra, no? E vorremmo che tutto quanto l'ambito nostro di riferimento adottasse questi tipi di criteri nella scelta delle persone, nel fatto che uno dopo due tornate amministrative deve tornare a far politica alla base e non continuare a mantenere degli incarichi. Secondo noi della lista, per esempio, questa qui è una cosa abbastanza importante, che quando uno ritiene di dover cambiare schieramento, e può succedere, lo faccia ripartendo dal basso e non semplicemente traslocando da una posizione di potere all'altra, perché sono tutti esempi che poi nella gente
danno l'idea, e ha ragione, che in realtà chi poi va a far politica è più preoccupato della propria posizione personale, della propria sedia, che del bene comune. E questa cosa qui, per sconfiggerla, perché la dobbiamo sconfiggere, perché offende tutti coloro, ripeto, che mettono la loro vita onestamente al servizio degli altri, no? Per sconfiggerla è necessario che ognuno di noi faccia all'interno del proprio ambito politico la propria parte. E quindi questo è un invito e anche un, così, diciamo, un testimone che vorrei lasciare, anche se continuerò a insistere su questa cosa. Il secondo punto e ultimo riguarda una cosa un po' più specifica della lista, ma che però mi piacerebbe condividere, perché secondo me riguarda un po' tutti. Io credo che siamo nella fase politica, sia a livello locale, ma soprattutto a livello più generale, della quadratura del cerchio. Cioè siamo in una situazione difficile, con grossi problemi, soprattutto tutti quelli che perdono il lavoro, le difficoltà economiche, adesso si è messo anche il terremoto, e la difficoltà di risolvere questi problemi economici e il doversi confrontare con un'analisi della nostra situazione, che è l'analisi di un mondo in cui le risorse sono limitate. E che quindi il discorso di crescita, tutti stiamo parlando di PIL e di crescita, senza ricordarci che è vero, la crescita deve servire al benessere comune, ma non possiamo dimenticare che viviamo in un mondo di risorse limitate e che questa crescita deve essere una crescita che tiene conto della limitatezza delle risorse. Pensare semplicemente in termini di PIL e di crescita, come si sta facendo oggi in termini economici, è una miopia. Guardate, noi abbiamo uno scrittore in questo Consiglio Comunale, che mi ha sorpreso, che ha scritto un libro che all'inizio è molto difficile da leggere e poi diventa invece gradevole, che è Giuseppe Bottasini. Bottasini, mi sorprendi sempre quando fai queste cose. Ha scritto un libro che si chiama L'arca in cielo, in cui fa questo esercizio, cioè cerca di vedere la realtà dal punto di vista dei nostri pronipoti, dal 2050, e costruisce un romanzo con questa prospettiva. Secondo me è una ginnastica molto utile, perché la prima cosa che salta fuori, mettendo insieme un po' di dati reali, non soltanto di fantasia o di fantapolitica, è che la nostra età verrà definita l'età dello spreco. Nel momento in cui le risorse finiranno e quindi i nostri pronipoti si dovranno fare i conti con un mondo in gravi difficoltà per il consumo delle risorse ambientali, penserà all'età dei nonni e dei bisnonni come quelli che sprecavano, consumavano, no? E che sono in parte responsabili di quello che succederà fra 40-50 anni. Io credo che questo sia una cosa assolutamente fondamentale, cioè noi nel momento in cui facciamo politica ci dobbiamo preoccupare non solo del benessere immediato, ma dobbiamo avere anche l'occhio avanti. Se noi non abbiamo l'occhio avanti e siamo miopi, rischiamo veramente di fare dei danni incalcolabili. Allora, la quadratura del cerchio significa, secondo me, riuscire a mettere insieme la necessità di difendere il tessuto sociale, del vivere in una maniera decente, con la necessità altrettanto importante di essere sobri e di salvaguardare le risorse del pianeta e del territorio in cui viviamo. Non è facile, perché il Comune di Pioltello, se non si fosse posto l'obiettivo, che poi è quasi a zero, no? Del consumo zero di territorio, potrebbe benissimo pensare di incominciare a prendere grandi pezzi di territorio, tutto il parco delle Cascine, farci grandi cose e portare a casa risorse, finanziare la spesa corrente e andare avanti. No? Tanto per fare un esempio, porsi l'obiettivo del consumo zero di territorio, invece secondo me è un atto coraggioso, è un atto coraggioso che risponde proprio alla logica, questo è un esempio, no? Ma se ne possono fare molti altri, che noi ci dobbiamo preoccupare anche di come troveranno i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti il mondo che noi lasciamo loro. E il modo per uscirne, io sono convinto c'è, però significa sicuramente un cambiamento nello stile di vita. Ne abbiamo già accennato altre volte, è su questo che noi dobbiamo lavorare, cioè imparare a vivere diversamente, dando valore non solo all'economia, ma anche ai rapporti umani, alla solidarietà, all'aiuto, al fare delle rinunce. E anche qui arrivare all'idea che chi fa più rinunce deve essere quello che oggi ha di più. Perché se pensiamo che, è vero, facciamo i sacrifici, però poi i sacrifici li fanno quelli che stanno peggio, allora il cerchio non, la quadratura del cerchio non c'è. È chiaro che a questo obiettivo ci si arriva, però ci si arriva con degli interventi che colpiscono
anche per esempio, non so, io sono per esempio favorevole alla Tobin Tax, tanto per fare un esempio, cioè chi si vada a prendere le risorse anche là dove ci sono sostanzialmente. Quindi se noi saremo capaci e avremo la volontà politica, perché la politica, guardate, sta un po' abbandonando, noi stiamo come anche amministratori locali, stiamo un po' il fanalino di coda di decisioni finanziarie che vengono prese in circoli bancari e finanziari che non sono mica quelli politici, cioè la politica in Europa oggi è diventata un po' così l'ancilla della finanza, e i consigli comunali, ultima ruota del carro, sono l'ultima ruota di questo carro che deve in qualche modo fare i conti con le regole, scusate, con le regole che gestiscono altri. Io credo che questo tipo di situazione vada ribaltata partendo dal basso, ci vuole l'impegno di tutti, però una strada d'uscita io mi auguro che venga trovata, perché se verrà trovata possiamo anche immaginare un mondo dove ci diamo una mano e viviamo tutti un po' meglio, magari con un po' meno. Se non ci diamo una mano, guardate che io credo che alla fine, l'abbiamo già visto con l'Iraq, l'abbiamo già visto con l'Afghanistan, cioè si finisce con la guerra. Guarda, io sono convinto che al di là del discorso delle armi di sterminio di massa, in realtà quelli sono stati esempi di come si risolvono le contraddizioni di fronte al problema delle risorse. Cioè si risolvono con la guerra. Se noi non troviamo il modo pacificamente di sviluppare un tessuto solidale a livello complessivo, alla fine vincerà il più forte. Le potenze più forti imporranno il controllo delle risorse e daranno un calcio agli altri. Quindi io credo che se noi vogliamo veramente guardare lontano, dobbiamo cominciare dal nostro piccolo, ma puntare perché prima il pioltello, l'Italia, l'Europa, tutti insieme si trovi in una via diversa. Ecco, queste due cose io ce le ho dentro, penso che valga la pena anche di ritornarci in altri ambiti, però vorrei che fossero tenute presenti. E chiudo con una piccola citazione, che è anche un augurio, con un'altra lettura, che è quella c'è un pezzo dell'antologia di Spoon River che a me piace moltissimo, che dice, la vita senza ideali è come una barca a vela senza vento, è ferma nel porto con le vele afflosciate. Se vogliamo vivere veramente una vita degna di essere vissuta, dobbiamo questo vento cercare di farlo soffiare forte, no? Cercando di avere rispetto reciproco, ma farlo soffiare forte. E siccome io sono un marinaio, più che aspirante marinaio, detto, e mi piace molto, auguro a tutti un buon vento e una buona navigazione.